Siamo qui in Franciacorta, prima della partenza alla Mille Miglia, con Enzo Carella, presidente di Federterziario Turismo. Benvenuto Enzo Carella. Grazie. Oggi qui alle nostre spalle c'è questa macchina, la numero 318, una macchina che ha fortemente voluto Fonditalia per celebrare la formazione in movimento. Ti chiedo, il settore del turismo è il settore che forse ha subito le maggiori conseguenze dalle limitazioni che ci sono state a causa della pandemia Covid-19. Oggi sembra essersi buttato tutto alle spalle. Però dobbiamo renderci conto che forse non è del tutto così. Ti chiedo quanto è importante formare le competenze dei lavoratori, sia stagionali che a tempo pieno, nel campo della formazione per poter essere sempre più competitivi nel campo del turismo internazionale e garantire servizi di qualità. Beh, buttato tutto alle spalle ancora no, ma la stagione si presenta come una stagione di ripresa, una stagione di rinascita che evidenzia però quegli elementi di qualificazione delle opportunità e di qualificazione anche delle risorse necessarie a competere. Qualificazione opportuna dal punto di vista della formazione sulle risorse di base, ma anche dal punto di vista dei quadri intermedi e delle risorse di alto profilo. Perché per competere nei mercati internazionali l'Italia ha bisogno di figure professionali di grande spicco. Oggi il turismo riesce a competere soprattutto sul livello della qualità e non solo sul livello del prezzo, quindi è sicuramente uno degli elementi portanti sui quali attraverso Fonditalia e Federterziario puntano molto per stimolare le proprie imprese ad una ripresa e ad una rinascita. Ecco, secondo te è cambiato il modo di fare turismo? È cambiato profondamente, era già cambiato prima del Covid, oggi è cambiato ancor più. Gli ospiti ricercano delle esperienze uniche e le esperienze uniche necessitano di qualificazione professionale e di un livello elevato di accoglienza. Per far questo c'è bisogno di continuare a qualificare le risorse e a formarle giorno dopo giorno, sia in campo che attraverso strumenti adeguati e attraverso una politica adeguata di rafforzamento delle risorse umane. Bene, Presidente, benvenuto a bordo della nostra Porsche 318 di Fonditalia e buona Mille Miglia anche a te. Magari, sarebbe straordinario. Grazie. Grazie.